Le fotografie devono essere trattate con i guanti. Maneggiare le fotografie a mani nude lascia evidenti impronte che danneggiano i supporti, favorendo l'ossidazione della parte emulsionata, quella su cui è impressa l'immagine. Nell'archivio di Fondazione Dalmine tutte le fotografie, positivi e negativi, su carta, pellicola o vetro, vengono sottoposte a un articolato trattamento fisico e digitale volto a preservare nel tempo un supporto che per sua natura è fragile e soggetto a deterioramento. Nella pulizia iniziale si rimuovono i supporti secondari, cioè raccoglitori e buste in plastica, scatole di cartone, pergamini. I supporti secondari vengono rimossi con cura utilizzando strumenti come bisturi, bacchette d'osso, sollevatori. La rimozione permette alle fotografie di non stare più a contatto con materiali contenenti lignina che intaccano l'emulsione e ingialliscono le carte fotografiche. Dove possibile si rimuovono con gomme e spugne speciali anche macchie, colle e nastri adesivi. Infine, su entrambi i lati delle fotografie si procede a una pulitura a secco con pennelli a setole morbide, che rimuovono sia la polvere che i residui del nostro trattamento. L'eliminazione dei supporti secondari permette di portare alla luce una notevole quantità di informazioni, spesso riportate sul retro delle fotografie. Timbri dei fotografi, appunti degli utilizzatori del documento, indicazioni di stampa, didascalie e molto altro. Quando invece queste informazioni sono scritte sui cartoncini che dobbiamo eliminare, abbiamo cura di conservarli fino al momento della catalogazione. Queste prime operazioni permettono anche di verificare lo stato di conservazione di questi delicati documenti e selezionare quelli che necessitano di un restauro. Dopo la pulizia, la fotografia è pronta per essere imbustata. Per tutti i positivi su carta è stata scelta un'archiviazione cosiddetta a vista, cioè buste trasparenti che permettono di consultare il fronte e il retro degli originali senza estrarli dai contenitori. Ogni fotografia viene quindi inserita in una busta di polipropilene, un materiale speciale adatto alla conservazione, e la busta a sua volta viene posizionata all'interno di un contenitore di cartone privo di acidità. Per i negativi su pellicola e su lastre di vetro, che non sono immediatamente leggibili, utilizziamo invece buste di carta cotone. Grazie a una costante campagna di digitalizzazione, la consultazione diretta delle fotografie è estremamente limitata. Da anni Fondazione Dalmine conduce una campagna di digitalizzazione puntuale dell'archivio fotografico in collaborazione con fornitori esterni che garantiscono l'utilizzo di scanner professionali e che sono tenuti a rispettare standard produttivi e qualitativi. Dalla scansione delle fotografie otteniamo varie tipologie di file funzionali sia alla conservazione che all'uso delle immagini. Il file master riproduce fedelmente il supporto originale ad altissima risoluzione, mentre i file a media e bassa risoluzione consentono la stampa e un uso veloce, ad esempio per il web. Le fotografie sono conservate in archivio, uno spazio dove temperatura e umidità sono costanti. Le immagini, cioè i file ottenuti dalla scansione delle fotografie, sono conservate invece nelle cartelle di un server aziendale ad accesso controllato e limitato. Naturalmente tutte le fotografie vengono anche catalogate, come tutti i documenti che conserviamo in archivio. Ogni tipologia di supporto, che sia una lettera, un disegno, un oggetto oppure una fotografia, viene catalogato con un'apposita scheda gestita da un unico software. Questo garantisce di poter consultare non solo tutte le fotografie conservate, ma l'intero patrimonio storico attraverso un unico strumento informatico. Per questo le parole che utilizziamo per catalogare le nostre fotografie devono essere scelte con cura, per stabilire dei collegamenti con altri documenti che non sono fotografie, ma che potranno essere intercettati nell'archivio anche grazie alle parole che avremo scelto per descriverli. È tramite le parole che ricostruiamo le relazioni tra i documenti diversi, fatti di materiali diversi, conservati in spazi diversi, ma che sono nati insieme, come manifestazione tangibile dello svolgimento di una delle attività dell'azienda.